Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo appuntamento del sabato. L'altra volta siamo andati a vedere le proporzioni del corpo umano e quindi come si costruiva, diciamo, in maniera sommaria la figura di un corpo con le giuste proporzioni. Oggi andremo a vedere invece le proporzioni delle parti del volto, quindi gli occhi, il naso e la bocca. Le orecchie le voglio tenere con le proporzioni della testa per dare un giusto taglio alla testa e per farvi capire meglio come si taglia appunto la testa, e nel senso dove arriva l'orecchio è importante, quindi lo vedremo nel prossimo video. Oggi appunto andiamo a vedere questi tre particolari. Come l'altra volta vi lascio con la voce fuori campo e noi ci vediamo alla fine del video. Buona visione! Eccoci qui ragazzi, siamo andati sempre sul nostro foglio Photoshop dove avevo già tre immagini di riferimento. La prima è quella dell'occhio che sono andato a tracciare e a tagliare a metà sia verticale che orizzontale. Poi ho creato una forma romboidale con i due lati paralleli più lunghi e gli altri due lati paralleli più corti e una linea che univa l'angolo superiore a quello inferiore. Dopo sono passato al naso. Per il naso tracciate una linea che separa metà il tutto. Dovete fare una cosa molto simile alla faccia di Topolino di Mickey Mouse. Unire il tutto con un triangolo che darà forma al nostro naso e poi abbiamo finito. Ora passiamo alla struttura della bocca. Per la bocca dovete prima di tutto disegnare gli angoli finali della bocca, poi una linea trasversale, una forma ovoidale sopra al centro e due forme ovoidali sotto la linea, un po' più grandi, una a fianco all'altra, in questo modo. Bene, ora possiamo benissimo andare a vedere come si fa il nostro occhio. Per l'occhio ho disegnato intanto dove si incontrano tutte le linee l'iride nera al centro, poi dove c'è l'angolo superiore e l'angolo inferiore ho disegnato delle linee curve, le saranno la nostra parte superiore e inferiore dell'occhio. Quindi disegno sull'angolino il dotto lacrimale e sull'altro angolo il taglio dell'occhio, la chiusura dell'occhio. Ho unito tutti i punti, le curve superiori e inferiori con i due angoli e ho disegnato un po' meglio l'occhio. Ricordiamoci che il taglio dell'occhio che si vede, dove inizia la parte bianca per intenderci, c'è e si vede appunto, ma ricordatevi appunto che l'occhio è tondo, molto grande sotto la palpebra. Come passaggio successivo ho schiarito l'opacità di questo livello e aggiunto un livello sopra. Ho ripassato quindi la figura dell'occhio. Ho notato che certe proporzioni erano un po' strane. Per esempio ho notato che l'occhio era un po' troppo allungato, un po' troppo sottile, quindi l'ho stretto un po', rendendolo un po' più, diciamo, ciccione, ma più realistico. Ho aggiunto dettagli come il segno delle palpebre e ho disegnato un po' meglio l'iride e la pupilla, ma questo è una cosa che faremo più avanti. Poi sono passato al naso. Per il naso bisogna uniformare le curve, ma non tutte. Basta segnare quelle sotto e unirle per bene. Ricordatevi che il naso non arriva fino in fondo a triangolo, ma si fermerà a un certo punto che prenderà la curvatura del sopracciglio. Poi, appunto, come per l'occhio, sono andato a fare un secondo livello per renderlo preciso. Vari tentativi per disegnare le narici che mi piacevano e soprattutto ricordatevi che nel disegno canonicamente non si disegna tutto. Dipende poi anche che tipo di stile avete utilizzato. Io vi ho portato un altro esempio molto più stilizzato. Riportando un attimo la griglia iniziale, ho creato la punta del naso tonda e poi ho cercato delle narici che più mi aggradessero. Ho creato una falsa riga in centrale per distinguere la metà del naso e poi il naso era finito così. Questo ragazzi per vedere che ci sono molteplici modi per disegnare un naso. Sono passato poi la bocca, ricordando la figura iniziale. Sopra l'ovale superiore ricordatevi di disegnare una piccola U, una piccola conca, fra i due ovali. Inferiori invece disegnate una conca un po' più grande. Poi andate a chiudere la bocca verso i lati, unendo la conca appunto agli angoli e poi
una bella curvatura per il taglio della bocca centrale. Poi, appunto, come per tutti gli altri disegni, sono andato a disegnarlo un po' meglio, ripassando le curvature. E il risultato è questo, un po' più sinuoso. Ne ho fatto un'altra un po' più stilizzata, ma perché appunto ragazzi, poi dipende che stile andrete a trovare per voi. Bene, ragazzi, buona visione di fine video. Ciao! E rieccoci qui ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse lasciatemi un mi piace, spero anche che comunque vi sia servito. Per chi sta cominciando a approcciarsi col disegno, spero sia stata una buona base. E se per chi come me sta ricominciando a riprendere mano col disegno, altrettanto insomma. Beh, oltre a lasciarmi un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi. Cosa dire? Niente. Noi ci vediamo sabato prossimo con la proporzione della testa. Ciao.